Bivacco Fanton è un progetto che si inserisce in alta quota in Forcella Marmarole ad Auronzo di Cadore. È un progetto complesso dal punto di vista tecnologico che utilizza e combina diversi materiali come fibra di carbonio, fibra di vetro, zinco e ovviamente il legno, che è un materiale importante per il progetto e che occupa tutta la parte del guscio interno del bivacco. Tutto il lavoro rispetto agli elementi interni del arredo è stato completamente prodotto a valle, poi è ritrasportato in quota e poi montato direttamente all'interno del bivacco. Questo significa che il lavoro di progettazione è stato un lavoro complesso, nel senso che ci ha obbligato a modellare ogni parte, ogni elemento, ogni incastro di questi sistemi che compongono poi l'arredo interno, e questi sistemi sono stati poi prodotti con ovviamente una macchina a controllo numerico, una ABS, che in questo caso ci ha permesso di gestire in anticipo quello che sarebbe poi successo in alta quota. Dovete considerare che l'alta quota presuppone grosse difficoltà dal punto di vista della canterizzazione, poi non ci sono margini di errore, quello che è sbagliato a valle non puoi correggerlo facilmente a 2700 metri, dove ovviamente non hai tutta l'attrezzatura che puoi avere in un cantiere vicino, in un cantiere che è comunque connesso al laboratorio dove vengono prodotti i pezzi. Mi chiamo Filippo e nel 2009, assieme al mio socio, abbiamo fondato la Wallonwood, falegnameria artigianale che opera nel settore dell'arredamento su misura. Principalmente lavoriamo legni di recupero, abete, larice, rovere. Tutte cose un po' particolari che non si trovano spesso sul mercato. Nel 2018 abbiamo affiancato alle macchine tradizionali un centro di lavoro BS a 5 assi. Un bel giorno ricevo la telefonata dal vicepresidente del CAI, sezione Cadorina di Auronzo, che cercavano una realtà artigianale che potesse realizzare l'arredo del nuovo bivacco Fanton. Siamo proprio stati orgogliosi di far parte proprio del progetto internazionale dell'architettura, unico, irripetibile, perché comunque ogni pezzo è originale. I progettisti ci hanno inviato i file in DXF, abbiamo prodotto tutto in laboratorio e poi siamo saliti con l'elicottero in quota a 2700 metri per iniziare i montaggi. Il bello di questa sfida era anche restringere i tempi di esecuzione, sia di produzione, poco più di una settimana abbiamo prodotto praticamente il bivacco, e poi ai livelli di montaggio. Siamo appunto saliti con tutti questi pezzi finiti, per cui noi dovevamo, come si può dire, montare un Lego. Proprio col progetto abbiamo visto i benefici del controllo numerico, perché il bivacco è formulato da 270-280 pezzi, sono stati progettati a computer, sono stati importati direttamente in macchina e sono stati fresati al decimo di millimetro. Siamo qui da un cliente che ha voluto aderire ad un nostro servizio strategico denominato servizio di manutenzione preventiva. In cosa consiste? BS una volta all'anno o più volte all'anno invia del proprio personale tecnico altamente specializzato per effettuare una serie di controlli mirati sul macchinario stesso, tali da assicurare al macchinario garanzie in termini di efficacia e efficienza sul funzionamento. Nella giornata di manutenzione coglieremo l'occasione per completare anche la formazione del cliente, offrendo la consulenza che lo stesso si attende. Fra noi e loro è stato bellissimo, eravamo tutti affiatati, volenterosi di far parte di questo progetto, per cui la passione è la parola che accomuna tutti.